chiama Tourist Experience Design ed è il nuovo progetto di promozione turistica elaborato da Toscana Promozione per cogliere la grande opportunità rappresentata dal mercato turistico cinese. Un bacino di 132 milioni di potenziali viaggiatori che la Toscana vuole conquistare offrendo loro la possibilità di una vacanza fatta su misura e basata sul cosiddetto turismo esperienziale. Il progetto ha l'obiettivo di intercettare i nuovi flussi provenienti prevalentemente dalle grandi città della Cina. Si tratta di turisti di fascia medio-alta che si collocano fuori dal turismo di massa. Un turismo che i dati rivelano sempre più in aumento, i dati del 2011 sono estremamente positivi, se guardiamo i visti turistici, l'86% in più per quanto riguarda i gruppi e il 31% in più per quanto riguarda i turisti cinesi individuali, i numeri decisamente in crescita rispetto al 2010, però è ancora poco, vogliamo fare molto di più, è un turismo che cerca una motivazione, che cerca un'esperienza e noi siamo in grado di offrire tutto questo. La Toscana può essere raccontata dai cinesi che fanno un viaggio in Toscana e poi porta e tornano in Cina in maniera tale appunto da creare una dinamica sempre più attiva e fare in modo appunto che tutti insieme qua si riesca appunto a dare concretezza a quella che è una sinergia, lavorare insieme per aumentare il flusso turistico cinese all'interno del nostro paese e della nostra regione. Anche in questo caso si punterà molto sul web 2.0. Gli ultimi dati infatti dicono che più del 20% dei turisti cinesi cercano recensioni di viaggi attraverso i social network e che sono circa 30 milioni quelli che prenotano online le proprie vacanze. Asse portante di Tourist Experience Design sarà anche la creazione di una rete di imprese composta dagli operatori toscani. Non solo una nuova offerta, ma anche la costruzione di un modello strategico che possa affrontare un mercato complesso come quello della Cina. Il fatto che stiamo vicini alla definizione di un volo diretto Pisa-Shanghai credo che metterà la ciliegina sulla torta su un'offerta che già di per sé è molto ricca ed è molto adatta per il pubblico cinese. La mancanza di voli diretti incide nella misura in cui spesso vengono preferite destinazioni meno attrattive, però più facili da raggiungere.